Super DJ Manà. Super DJ Manà. Disco producer. Abbiamo appena ascoltato un disco di Gabry Ponte. Sapete che noi siamo legati con un fil rouge alla Dance Love, che poi è l'etichetta appunto di Gabry, l'amico Paolo Caputo, che mi manda le primizie. E proprio in mail appunto riservata ho trovato questo prodotto degli Apple DJs, un gruppo che mi ha conquistato, che hanno delle sonorità molto professionali, molto intriganti. E quindi ho il piacere di avere qui su Super DJ Manà Simone degli Apple DJs. Simone. Sì, ciao, eccoti qua, benvenuto. Ciao, grazie. La voce che tutto senti, bene? Assolutamente sì, la voce che senti, oltre la mia, è quella di Francesco De Angelis, la voce del Nord, che non aveva proprio, aveva voglia di parlare con te. Assolutamente, okay, sì, certo. Ma questa sera non so se eri già all'ascolto, è una giornata un po' particolare. Tra l'altro la dovrai segnare d'ora in poi nel tuo calendario, perché oggi è la Pashmina Day, Pashmina Party. Quindi io ti chiedo se sei con la Pashmina in questo momento o no. Non credo, dai. Sto in studio. Sì, magari. Sì. Sai, con la Pashmina. Voglio... Bravissimo, sì. Voglio un applauso enorme. Vai. E oltre l'applauso vogliamo la foto assolutamente, sì, di Simone degli Apple DJs a testimoniare questa cosa. Quindi se vuoi mandamela in privato, la pubblicherò immediatamente sulla bacheca Super DJ. Lavora con classe, lavora con anche classe, lui. Con classe. Okay. Allora Simone, okay. Parliamo di questo progetto Apple DJs, spiegaci un po' com'è nato e poi parliamo del disco in essere. Sì, praticamente è un disco pensato per un pubblico latino, house, un po' un misto, una collaborazione con una cantante di un certo livello, una certa Bliss, molto brava, insomma, non so, potete sentire anche voi. Insomma, come vi siete conosciuti voi? Ma ci siamo conosciuti tramite un'etichetta indipendente qui nella nostra zona, insomma abbiamo avuto un po' di contatti anche con altre persone, ce l'hanno consigliata, noi abbiamo dato retta a queste altre persone e via, insomma, ci siamo buttati. Ecco. Di dove siete precisamente? Noi siamo di Milano. Ah, di Milano, e allora Milano, sì, vuol dire, secondo la voce del Nord, Milano, Pashmina, cioè proprio benessere allo stato puro proprio. Esatto, bravo, hai messo la base giusta. Peraltro anch'io sono molto legato a Milano, perché comunque i miei trascorsi discografici mi hanno portato in quei lidi molto spesso e molte volte ci torno, insomma, a trovare tutti quanti gli amici. Quindi che zona sei di Milano precisamente? Sono vicino a Abbiate Grasso, in provincia. Ah, Abbiate Grasso. Assolutamente, lo conosco, sì, bene quel quartiere. Venite a trovarci, dai. Assolutamente sì, anche perché peraltro ho notato insomma che lavorate molto bene da un punto di vista proprio tecnico. Che software utilizzate per produrre? Praticamente Logic, chiaramente, perché è l'unico che forse ti dà questi risultati qua ottimali, insomma. Quindi Logic tra produzioni e master, insomma, usiamo comunque Logic. Ottimo, forse è forse il migliore. Sai che poi ci sono tante scuole di pensiero, chi usa Cubase, chi usa Logic, chi Pro Tools, chi addirittura Fruity Loops 10. Abbiamo sentito delle produzioni anche ben fatte, sinceramente fatte, dipende poi, ecco, sempre, sì, dalla mano, da quello che comunque sì, si dà, e dall'idea. Voi avete avuto un'ottima idea e ce l'andiamo ad ascoltare a tutto volume qui su Super DJ Manà. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Aspettiamo la foto, non mancare. Okay. Grazie. Bene. Simone degli Apple DJs.
Fame, Well the Loca, questa atmosfera un po' latina, mettersi da ride la voce del nord, anche perché stanno arrivando dei commenti, mi sa molto particolari. Che cosa ho creato? Sto avendo paura, lo sai Robin. Comunque, arrivano anche i commenti sull'argomento della notte, quindi cominciamo magari ecco, a esternarli. Se affascina di più la figura del DJ o del vocalist? Esplosiva Nicole, la nostra esplosivona del Veneto, ci dice: personalmente trovo il DJ affascinante, mentre mixa con passione e senza presunzione. E i DJ nati, quelli che con il giradischi, la punta svolta una serata, sono quasi in via di estinzione. La vocalist non mi entusiasma molto, neanche il vocalist logicamente, in quanto sentire una voce che strilla e ordina urlando di alzare tutte le mani a tempo non è proprio il massimo, se no non avrà fortuna, non avrà fatto conoscenze e simili. E tutto questo magari sopra il mio pezzo preferito, ma no, quindi gli piacciono più assolutamente il DJ. Posso dire una cosa? Sono d'accordo, io preferisco più il DJ.